Ciao, benvenuti al secondo tutorial per GarageBand. Oggi trattiamo lo strumento basso elettrico. Consiglio a tutti i videolettori di riguardare il primo tutorial per batteria per quanto concerne tutti i controlli di comando in comune che possiamo trovare tra tutti gli strumenti disponibili appunto in questo software. Allora, vediamo che per quanto riguarda il basso abbiamo un solo strumento a disposizione, cioè lo Smart Basso. Entriamo subito nella modalità e possiamo subito vedere questa grossa macro differenza, cioè possiamo lavorare con le singole note o con gli accordi. Con le singole note abbiamo disponibile visibile proprio la tastiera, quindi corda vuoto, mi, fa, sol, la. La che si ripete ovviamente, si, do, re e via discorrendo. Per quanto riguarda gli accordi invece abbiamo la possibilità per ogni singolo accordo che vediamo disponibile e adesso entriamo nel merito nel capire come possiamo dislocare in queste 8 postazioni gli accordi che insomma più ci possono servire per l'arrangiamento. Sulle 4 corde troviamo disponibile fondamentalmente la triade e l'ottava. Per entrare nel merito del cambio degli accordi, ecco che dal menu con la chiave troviamo possiamo trovare modifica accordi. Con modifica accordi abbiamo disponibile la fondamentale. Qui possiamo vedere la triade maggiore, minore, diminuita, aumentata, i suspended oppure semplicemente il classico bicordo o diade rock. E possiamo trovare delle tensioni di estensione e decidere quale nota mettere al basso. Quindi è sufficiente premere in questa posizione sull'accordo che ci interessa e dopodiché andarlo a modificare. Per quanto riguarda le note in diesis o in bemolle, ecco che la diesis si bemolle, possiamo decidere come visualizzare semplicemente l'accordo. A questo punto abbiamo così quindi questa modalità di arrangiamento. Questo giusto per fare un esempio, ovviamente il tutto sempre registrabile con un pre-roll di 4 movimenti. Nel menu possiamo decidere la velocità e i BPM, ma sempre a questo potete rifarvi al tutorial precedente. In alto qui a sinistra possiamo scegliere tra 4 tipologie di basso, quindi classico basso elettrico, stoppato, suonato a plettro oppure contrabbasso, oppure 4 tipologie di basso, diciamo, reso con la tastiera. Abbiamo poi sempre la modalità in arpeggio, quindi possiamo vedere in arpeggio cosa vuol dire, cioè su questo autoplay viene semplicemente predisposto dal software diverse tipologie di linee di basso. Ascoltiamone qualcuna. Quindi la 2. Sentiamo la 3. Sarà alla vostra libera sperimentazione di provarlo anche con appunto altri strumenti offerti dalla schermata dove si può scegliere il basso. Suonare il tutto a note singole ovviamente ci vuole un momento di pratica e sicuramente con linee di basso decisamente più semplici. Questo giusto per fare un esempio. Sempre il tutto si può registrare, consiglio magari prima su una base ritmica di batteria. Troviamo poi qui l'ultimo controllo,
possiamo decidere, in questo momento il tipo di scala è disattivato. Cosa vuol dire? Che abbiamo un aiuto dal punto di vista del software di comprendere le note della scala che noi andiamo a preselezionare direttamente sulla tastiera. Quindi avremo un semplificato alla scala maggiore, cosa vuol dire? Che avremo le sette note diatoniche, la pentatonica maggiore, quindi viene omesso il quarto, il settimo grado e avremo la tastiera suddivisa solo in cinque note. Viene evidenziata la tonica fondamentale e questo per magari rendere più semplice l'esecuzione, permesso che bisogna avere una certa cognizione musicale. Con questo io vi saluto e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao a tutti!